Buongiorno! Allora, anche oggi, grazie a alcuni di voi, ho lo spunto per fare un video. Allora, c'è una signora che ha scritto un commento dicendo che noi valdostani, con questa storia della regione a statuto speciale, praticamente riassunto, siamo tutti ladri. Allora, detto, se lei vuole pensarla così, va bene. Però vi voglio spiegare un paio di cosine. Valdostani tutti ladri, magari quelli che stanno giù lì sulle sedie a scaldare le poltrone. Perché se voi parlate con i contadini, o con gli agricoltori, perché contadini forse è un po' riduttivo, c'è gente che deve ancora prendere i soldi del verde. Da anni, ok? Pagare le tasse e mandare avanti un'attività con del bestiame se non ti pagano il verde è un po' un casino. Tanti agricoltori hanno due lavori: quello nella stalla per far mangiare anche a voi turisti la nostra tanto buona e saporita fontina, e l'altro lavoro è andare sotto padrone per riuscire a mantenere la campagna. Quindi, prima di dire che noi valdostani siamo dei ladri, prendetevela con quelli che ci sono giù sulle poltrone, perché noi non è che ne possiamo granché, eh. Noi siamo nella stessa bagna del resto d'Italia. Anzi, vi dirò di più. Adesso si parla di investire dei soldi per andare a recuperare dei cadaveri del nazismo. Ma sì, qua c'è la gente che crepa di fame, però loro si preoccupano di andare a prendere i cadaveri del nazismo. Con tutto rispetto per i morti, eh? Ditemi voi se noi siamo tanto più ben messi degli altri, come dice questa signora, che abbiamo di più e vogliamo sempre di più. Non abbiamo proprio un cavolo, come il resto dell'Italia, penso. E niente, questo era quanto. Ciao!